Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi che avevo deciso di non portare nessun video perché non sono al top della forma, mi è capitato, girando così per casualità, mi è capitato sullo store cinese praticamente un nuovo gioco di Inuyasha che, vedendo qualche video, guardando qualche immagine, non sembra per niente male. Certo, non sembra il gioco dell'anno, ma per chi ha più o meno la mia età e per chi ai tempi ha passato, diciamo, l'infanzia, tra virgolette, a vedere gli anime su MTV, eccetera, eccetera, sicuramente avrà visto Inuyasha, sicuramente avrà letto Inuyasha attraverso i fumetti che uscivano ai tempi, e quindi sicuramente Inuyasha fa un po' effetto nostalgia, sicuramente uno di quei giochi che dici, cazzo, almeno un pochino, leggermente, lo provo. Quindi ho deciso di dare un go, una prova ad Inuyasha. Che bello provvedermi nel buio, fa più scemo. Allora, ci chiamiamo, ci vedo manco io, ci chiamiamo Kenren, ok, ci chiamiamo Kenren. Il gioco per ora non l'ho provato, quindi non ho idea di come sia. Già è stato preso? Vabbè, chiamiamoci a caso. Ok, mi chiamo Jing Zhuan Wan Zhang Zhen Zhuan. E quindi già questo vi fa capire quanto io sia figo. Cioè il fatto, oddio, non mi si vede neanche più a me. Ok, Naraku scimmia che manda i demoni insetto sulla città già distrutta. Iniziamo la stragrande. Abbassiamo un attimo l'audio, che sennò qua a fine faccio double audio. Ok, Inuyasha. Grafica non male, devo dire la verità, non male. Grafica non male. Kikyo e Inuyasha insieme. Quindi diciamo un attimo parte, un attimo prima paragonato a dove parte l'anime. Ok, logicamente tutto cinese e giapponese, non ci capisco una sega. Ok, i due che si mettono d'accordo su che cosa devono fare. Awesome, so far so good. Ah, fuck, il controller così. Non mi so muovere con il mouse. Muoversi col mouse su sta tipologia di giochi è un attimo una botta nei cocones. Ok. Perché più vado avanti, più sale il cursore. Cioè, più clicco col mouse, più sale il cursore. Più sale il cursore, più... Va bene, ho ucciso tutti, povero. Che poi la parte divertente è che i tasti delle skill, che sicuramente usciranno là di lato, sono... Oh, girati, ehi, oh, ehi, ok. Sono praticamente quelli là che... Oh, non funziona. Com'è? Ah, lo tengo cliccato. Ah, lo devo cliccare proprio a mouse. Ok, lo devo cliccare a mouse. I tasti sono quelli là che tengo impostati per Bleach. Quindi automaticamente mi sa che funzionano lo stesso. Proviamo un attimo, fermo. Ah, se clicco qua, no, gira la visuale. Fuck, non funzionano. Ok, quindi dovrò cliccare con il mouse. Fuckerino, fuck that shit. Come faccio a cliccare con il mouse? Ok, no, ma funziona. Va bene, mi sa che è solo il tutorial un po' sfasato. Però grafica niente male. Oddio, quante skill mi sono uscite. E perché non partono cliccandole? Ok, devo dire la verità, video recensione totalmente bliad proprio, buttato a male proprio. Ok, sto aiutando un cittadino, un povero cittadino del mondo. Non capisco perché la telecamera giri così. Non capisco se sono i tasti. Ragazzi, ma un attimo, io non vedo niente, cioè. Capisco che non sia un gioco fatto per gli emulatori. Che cazzo. Capisco che non sia un gioco fatto per gli emulatori. Un attimo. Chi ti è morto? In un secondo. E non sa neanche che la caccia fa. Un attimo. Non capisco perché gira da solo alla visuale. Cioè, mi sta venendo mal di testa. Un secondo. Ok, Inuyasha scappa. Running Inuyasha. Ok, questo non l'ho mai visto. Esiste nell'anime. Ok, il nome logicamente sì, già ti conosco, cioè non so chi sei, ok, clicchiamole con il... Ok, se le clicco con il mouse non mi dà problemi, se le clicco con la tastiera inizia a girare la telecamera da qua a Capodimonte, quindi le clicchiamo direttamente con il mouse. Oh, è arrivata Kikyo! One shot di Kikyo!
cioè proprio one shot netto, proprio in toto, one shot Zan Zan, e guardano insieme il tramonto, ok? È diventata una love story. Inuyasha sorpreso, cambiano anche le animazioni facciali, quindi il gioco non è probabilmente fatto male. Perché nelle recensioni avevo letto che un utente aveva scritto love budget. A me così tanto love budget onestamente non sembra, anzi, mi sembra abbastanza sistemato. Certo, i disegni si vede che non sono dell'autore. Ehi, ehi, pure la love story, Madonna. Madonna, pure la love story, Madonna. Ui, sono di nuovo nero. No, così non va bene però. Dammi un po' di luce, monitor. Ok, ci risiamo. Siamo tornati di nuovo alla luce. Ok, Naraku. Naraku senza la maschera da scimmia. Guarda come sei bellino con quei capelli. Ok, quindi Naraku mi sta dicendo qualcosa che non so cosa sia, però qualcosa me lo sta dicendo. Ed è diventata Kikyo. Naraku è diventata Kikyo? Perché Naraku è diventata Kikyo? Vabbè, questa è per logica che devo cliccare là. Cioè, non. Ok, no, si è fermato. Inuyasha con i punti interrogativi avrà capito che non è Kikyo e che in realtà è Naraku? O sono io che non ho capito? Ok, lui è sorpreso. Anche io sono sorpreso. Espanne lo jungle. Che cazzo è sta chat qua sopra? Ok. Inuyasha è arrabbiato. Inuyasha è arrabbiato e ora ho due opzioni. Posso scegliere tra Jung Dans Der o Jung Dans Dung Du puntino puntino puntino. E quindi scelgo Jung Dans Dung Da puntino 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 perché è l'opzione che va meglio. Ok, Naraku parla di nuovo Naraku, quindi si sarà mostrato. Il personaggio sta camminando da solo, io non sto facendo niente. Assolutissimamente mani al cielo, non sto facendo niente di niente. Ok, siamo arrivati al grande tempio del sacerdote Monko. Ragazzi, per chi. Oddio, tutti questi devo combattere. Io sono antigappato, sto solo con il mouse. No, ragazzi, 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 troviamo un accordo. Siamo tutti amici qua. Dai, graficamente è carino. Cioè, fatto visti da vicino, graficamente sono carini, non sono fatti male. Ok, questo è tipo un ultimate. Cioè, praticamente spacco tutto quando becco questo. Ok, già ho vinto. GGVP, sono troppo forte. Beh, ok. Entro nel tempio. Entro nel tempio. Che è sto coso? Che cazzo? Ah, mi sono preso un frammento di sfera. No, raga, vorrei capire, però vi giuro. Oh, sei buono! Puttana, allora sì, quell'anime, ero io che non avevo riconosciuto. Segue perfettamente la storia. Ok, quindi anche se mi si vede nero e quindi questo video non è top, segue perfettamente le scene dell'anime e del manga, cosa che non pensavo fosse così, quindi segue perfettamente la storia come è andata. Ero io che non mi ricordavo del mostro iniziale, vabbè, sono passati pure 20 anni da quando mi guardavo Inuyasha, cioè avevo 8 anni, ora c'erano 28. Voglio dire, cioè, ho anche un la scusante del perché non mi ricordo. Ok, quindi inizia così, con me nel nero, porca vacca, e tante schede, i disegni si vede che non sono dell'autore originale, sicuramente hanno assunto qualche artista cinese per fare questi disegni, però non sono assolutissimamente male, non mi dispiace. Quindi ok, Inuyasha in the blue, ok, Inuyasha sta aprendo gli occhi per la prima volta, dopo aver preso la freccia al cuore. Diciamo che vi volevo trollare raccontando che Inuyasha è stato morso da un cane, per questo è un uomo cane, mentre il fratello è stato morso da un volpino e quindi era un uomo volpino. Però purtroppo la storia mi ha anticipato, mi ha fottuto. Ok, quindi dobbiamo salvarla. Assolutissimamente da salvare Kagome. Ok, togli la freccia! Togli la freccia! Toglila! Muoviti, Bukinalof! Se no muori sia tu che io! Brava, Bukinalof on the spot! Nice! La vai cacchedella, la vecchietta che mi parla! Sì, ok, ciao, t'apposta, ciao, bene, ciao! Ui, ok, inizia! Oh, già ci sono questi! Sì, ma perché se clicco con la tastiera gira la visuale, infame! Come la modifico questa visuale, mo? Ok, devo trovare una soluzione migliore per questa visuale perché non si può così, eh!
Ok, devo distruggere la donna ragno là su. Come cazzo ci arrivo così? Ragazzi, lasciatemi passare. Ah, vi voglio bene, ci vediamo un altro giorno. Oddio. Ok, arrivato vicino, praticamente la donna si incazza. La buttana, non me la ricordo proprio, devo essere onesto, non me la ricordo proprio. Ok, mi dice che devo schivare. Ok, questo quindi c'è il tasto schiva, ottimo. Cioè, molto, sembra un po' hack and slash, va? A me piacciono queste tipologie di giochi. L'unica cosa è che devo trovare un modo per configurare la tastiera e il mouse in modo che cammino come si deve, perché così cammino proprio a handicap. Ora facciamo giusto un video veloce per capire se il gioco. No, no, vorrei scansare, ma non riesco a cliccare il bottone. L'ho cliccato dopo che ho preso tutti gli. Oh, oh, oh! Ragazza, Yoppa! E quindi Butanalof, perché era un po' nuda, quindi un po' Butanalof lo è. Butanalof è morta. Quindi, una volta uccisa Butanalof, Kagome ci parla, la vecchia non mi ricordo il nome, ragazzi, sono passati 20 anni, Gesù, se mi ricordo tutti i nomi, qua mi dovrei solo impiccare. Ok, quindi non so che cosa ho cliccato, so che Kagome è preoccupata, anche io sono preoccupato, siamo preoccupati entrambi, e ho completato. Sì, ok, ora, prima di decretare il mio giudizio su questo gioco, che per l'amor di Dio al momento è positivo. C'è un modo di vedere lo shop, perché questi giochi cinesi delle volte hanno uno shop che fa schifo al cazzo, cioè nel senso delle tipologie di shopping che o shoppi o tipo non ti muovi, quindi mi piacerebbe un attimo. Ok, qua già ci sono i personaggi ed è quello che mi interessava vedere. Non mi interessa potenziare Inuyasha, voglio vedere personaggi. No! Skipping! Come si skippa? Infame! Infame! Voglio skippare! Skip! Niente. Vabbè. Ok, ho potenziato Inuyasha. Ora posso. Allora, io ho un odio verso i protagonisti. Per me ogni protagonista. Io lo odio. Holly e Benji, odio Holly. No, Goku, non posso dire che odio Goku. Sarebbe proprio. Però comunque il personaggio preferito è Vegeta, non è Goku. Pensiamo a qualcos'altro. Ah, esempio, Bleach. Odio Ichigo. Io odio Ichigo. Quel cazzo di carota con i capelli rossi che va in giro a cacreare. Lo odio. Quindi per me i personaggi principali. No, 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 no. Oh, no, voglio vedere i personaggi. Voglio dei personaggi. Ok. Due versioni, non mi ricordo, non mi ricordo, mi ricordo di te alla fine della serie, ma non mi ricordo neanche come cazzo ti chiami. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Kikyo che è sbloccabile come SSR. Quindi si può giocare come Kikyo. Questo gioco già lo adoro. Kagura. No, Kagura, Kagura. Non mi ricordo, cazzo, è passato troppo tempo. Naraku. Ok, posso vederlo? Ah sì, posso vederlo. Ok, così sembra gay proprio, però. Naraku, schermo intero. Seshomaru, che logicamente è quello là che deve fare il figlio. Ma il mio personaggio preferito è Bankotsu. No, Bankotsu SR, ma come? Il personaggio più figo di tutta la serie SR, ma mi pigli per il culo! Ma mi stai sfottendo? Guarda là com'è figo! Tiè, mamma mia, stupendo! Stupendo, bellissimo! Ma è una figata! Cioè, anche graficamente guardandolo, è fighissimo! Jesus Christ! Madonna, Kik! Ma spero che ci sia un sistema per portarlo a SSR, perché voglio giocare solo Bankotsu tutta la vita! Ma è bellissimo! Non so cosa siano queste opzioni, ma è bellissimo! Perché? Cioè, tu sei uno dei protagonisti. Perché sei solo R? Vabbè, fai niente. Tu addirittura N. Proprio ti hanno buttato nella merda. Ok. Sbloccare questi personaggi come funziona? C'è un pool, una roulette, una multisummon, un qualcosa. Ti voglio sbloccare. Ok? Prenditi, ti do 5 euro. Sbloccati. Come si sblocca il cuore? Che è sto cuore nero? Ah, così, penso. In qualche maniera, forse facendo qualche stage, qualche. Yeah.
Spero di aver settato bene l'audio e che avete sentito l'audio. Spero. Anche se penso che avrò cannato. Ok, no. Come cazzo si pulla in sto gioco? Qualcuno me la... Che opzione devo cliccare? Cioè, dimmi tu. Una sicuramente cancella le mail. Ok, ho preso 200... Uè, signorina, tutto a posto? Salve, buonasera, sono Garren. Ci possiamo conoscere? Uè, bella? Bella? Pronto? Sciaccara? Ok, niente, è un NPC. Se no già sarebbe stata charmata dal mio charme. Ok, quindi no, qua non c'è niente di niente. Qua si aggiungono gli amici, si capisce a volo proprio. Non so, magari possiamo mandare pure le note vocali a un amico tipo Bookie. Sarebbe simpatica come cosa. Nome, vabbè, nome, si capisce il pannellino del nome. Questo non capisco il pannellino di cosa cazzo sia. Mi piacerebbe capire di che cazzo è sto pannellino, ma non ce la ingarro. Non me ne interessa le skill. Come si pulla? Fatemi pullare. Cioè, all'inizio gioco mi devo pullare. No, è logica, si pulla subito. Si deve pullare. È la base. Ogni gioco quando inizi, che fai? Pulli. No, niente, voglio pullare. Pull. Come si pulla? Pull. Non scrivo nella chat cinese, ragazzi. No, ah, non posso scrivere. Pull. Non penso che... Ok, quindi io ho dato la recensione a questo personaggio. Questo è come si recensiscono i personaggi. Lo so per certo. E io ho appena scritto pull. Quindi qualcuno sicuramente dirà questo è proprio demente. Ok, quindi gnegne, non capisco come si pullano i personaggi. Magari devo superare un tot di... un tutorial, un qualcosa. Non penso che mi faccia rimanere con Inuyasha, pure, cioè nel senso, non penso che mi lasci così a lungo, anche perché il gioco ti deve incentivare a shoppare, incentivandoti a shoppare ti deve far vedere che personaggi, che cazzo è sta cosa. Salto Maronna, salt kick, Maronna, che cazzo. Ok, questo è per arrivare prima dalla gente. Allora ragazzi, sotto ci sono le voci, solo che io clicco così veloce che praticamente le voci vanno a zoccole, cioè vanno a puttane proprio. Vabbè, non fa niente, Maronna kick, salto kick. Ok. Questa è la morte di Kikyo, quando Kikyo viene bruciata a sangue. Ok, perfetto. È bello che ci siano le scene dell'anime che sia stato inserito, quindi sicuramente è un gioco che ha dovuto prendere una licenza, non è un gioco che diciamo oggi c'è e domani non c'è. Sicuramente non è male come cosa. I disegni dei personaggi non mi dispiacciono per niente. Di nuovo le domande. Che cazzo ne so io in giapponese, in cinese, in giapponese? Ah, siamo onesti. La faccia di... La sua faccia quando fa... Cioè, è proprio awesome. Fantastico. Ok. Sì. Sono d'accordissimo con tutto quello che mi state dicendo. Non ci sto capendo un cazzo, ma sono perfettamente d'accordo. Sto piantando una piantina a terra. Ok, il passante dice che cazzo stai facendo? E ha ragione, che cazzo stai facendo Inuyasha? Cioè che cazzo vuoi dalla terra di questi qua? Fatti i cazzi tuoi, vattene da un'altra parte. E vado di nuovo a donnine. Sto gioco va solo a donnine, ok. Storia d'amore non mi interessa, ma perché non la capisco. Vorrei leggere, ma non vi capisco. Parlate italiano, pure inglese, ma pure messicano, ma pure spagnolo. Vabbè, non fa niente. Ah, sta autocombattendo. Io non sto facendo niente. Ma ne al cielo. Autofarming. Ok, ha pure livellato. Va bene. Grazie, Inuyasha, grazie. Se sapevo che facevi tutto tu, io non facevo niente, stavo fermo. Però, ragazzi, grafica comunque. Non so se riesco a zoomare. Grafica comunque niente male. Per cellulare con i comandi giusti, secondo me è una cazzo di figata. C'è da capire se c'è il PvP. Perché se c'è il PvP diventa proprio gioco dell'anno. Cioè, proprio wappa, mi ci butto sopra a cavallo. Cioè, mi ci butto sopra a sti cazzi. Perché è tutto cinese, giapponese. Apro una. C'è cioè una barriera linguistica che già ho provato con i Cavalieri dello Zodiaco. Quando ho voluto giocare nella versione cinese, che non ci capivo un cazzo. Cioè, veramente non ci puoi capire niente. Soprattutto se ci sono metodologie un po' più complesse, vai a finire che non ci capisci niente. Di nuovo nemici, Inuyasha, vai con l'auto. Bravo, Inuyasha. Bravo. Anche perché non riesco a cliccare, quindi
mi accontento della tua versione auto, che sicuramente sarà migliore della mia versione clicking. Ok, Inuyasha continua a fightare, ma quando mi fai pullare... Ah, loro continuano a colpirmi, ma Inuyasha se ne va, fuck that shit, non se ne fotte proprio. Ok. Ragazzi, mi è simpatico come gioco, devo dire la verità, come prima impressione non è male, mi aspettavo di molto molto di peggio, invece è nice. Probabilmente questo video sarà scartato solo perché non mi si vede. O almeno in metà video sono totalmente nero, quindi gnie. Però, no, oh, tutti sti nemici, che figo però. Cioè, riuscissi a cliccare lo farei io. Ok, proviamo. Inuyasha! Inuyasha, mi voglio muovere io, grazie. Trottola della morte! Eh sì, vabbè, mi voglio muovere io sto cazzo. Qualcosa imperiale! Paccaro infernale! Su, ho livellato di nuovo. Washi Tutubazu! Ho washottato tutti, incredibile, cioè sono troppo forte, cioè sto gioco... hai ancora altri. Wakatazaza! Shaketata! Non ho preso a nessuno, cioè questo è proprio i tiri, cioè le cose a vuoto proprio, ti stavo dicendo i tiri. Ok, la trottola infernale prende... Vaffanculo, spawnate all'improvviso, all'infinito, io me ne vado, cioè vaffanculo, giocate solo voi. Ok, sono di nuovo da Kagome. Hello? Bitch? Ok, quindi Kagome al momento è la mia innamorata. No, ma io ci devo fare. Fai la faccia quella last, quella là incazzata perché ci devo fare un meme. No, fai la faccia troll. Oh, aglio, aglio, calmati. Ragazzo, ragazzo, calma. Ragazzo, calma. Non sono dotato di un controller. Ma posso giocare con il joypad? No, non funziona. Lo devo settare. Sì. Ok, se ti stai fermo un quarto d'ora il tempo che ti uccido. Grazie. Ok, perfetto. Combo, combo, scappa, scappa, scappa. Scappa! No! Scappa! No, mi ha preso, La dura vita di chi non si può muovere. Fuiten! Ok, sono scappato. No, non sono scappato, ma che cazzen! No, oh, non posso morire, dai, sei un cazzo di NPC, che figura ci faccio? Ho capito. Vabbè, Inuyasha, gentilmente, puoi fare un'amica combo di quelle là proprio che shottano tutta la vita? Yeah, inizio il gioco, non mi fa perdere già da mo'. Dai, su. Oh, quanto cazzo c'hai di vita? Sì, ti vorrei schivare con tutto. Sì, ok, devo proprio uscire dal range quando fa quella cosa. Cioè, me ne devo proprio andare. Ragazzi, vi assicuro che giocare con il mouse e muoversi con il mouse e fare le skill con il mouse che stanno dalla parte opposta proprio dello schermo è un po' hardcore. Ok, ho ucciso il bestione infernale ed è uscito un corvo. È uscito un corvo. Inuyasha è incazzato. Sarei incazzato anche io al posto tuo. Livellato di nuovo? Finita la missione? No, non lo so. Ok, pull? Pull, mi fai pullare? No, altro livello. Io voglio pullare. In che lingua te lo devo dire? Pull. Raga, ma con me, cioè, datemi l'opzione. Almeno se voglio giocare con un altro personaggio. Ma cosa, cioè, boh. Mi fate pullare. Questo sta ancora qua, l'uccello. Prendilo. Prendilo. Coglilo. Ah, Gesù, stiamo a cavallo. Che figo. Oddio. No, stupendo. Ok, non mi si vede più la webcam. Però, è fantastico. No, raga, questo è top! Cioè, è stupendo! Cioè, stavo a cavallo e buttavo le frecce, no? Bellissimo! Ma se i giochi cinesi sono una figata, webcam, vuoi riapparire? Grazie. Ok, vai da solo in auto, gentilmente, che poi chiudiamo il video. Ma fa, fighissimo! Nuovo gioco di Inuyasha, fighissimo! Cioè, è una figata! Questa molto avanti, poi mi direte: no, è brutto, ma è brutto come avete fatto con i Cavalieri dello Zodiaco. Poi quando esce in versione inglese, ah, perché fate sempre così, cioè questa è la base proprio delle discussioni. Ok, e noi esce gentilmente. Se mi fai di nuovo quella faccia, quella là scazzata, io chiudo il video e la metto pure come copertina perché sei troppo troll, cioè è fantastico. Gentilmente, mi puoi fare di nuovo la faccia troll? No, no, non mi interessa di cagò, non mi interessa neanche. No, perché? Fammi la faccia troll che chiudo il video. Dai, Inu! Ti prego!
mi sto coltivando, cioè questo gioco fa il coltivatore, pianti le cose a terra, pianti le banane e i passanti ti cacano il cazzo. Pullo, questo è il pullo, questo è il pullo. Qui, oh, uè, questo è il pullo. Madonna, Kik, Madonna, aspetta. Madonna, questo è il pullo di Madonna. Lo sapevo, questo è il momento catartico, quello là proprio che tu dici, Madonna, Kik, Madonna. Dove stanno? Ha perso le pantofole. Fuck my ass. Aspetta, ho recuperato le pantofole. Maronni, questo è pull. Maronni, che devo scegliere? Maronni, kick. Ci siamo. È decisivo. Momento finale. Clicco. Ho cliccato. Maronni, sta esplodendo. Maronni, kick. Maronni. E quindi? No! No! E posso riprovare. E come no? Cioè, io ti devo accettare per forza, non ti posso rifiutare. Ma non ti voglio. No. Non ti, che cos'è che non hai capito di non ti voglio? Aspetta, mi sa che non ci siamo capiti. Io non volere te. Figlia di buchino. E voglio fare un altro pull. Fammi fare un altro pull. Ma ah, dai, che gioco di merda, voglio un altro pull! No, raga, è scriptato, questo è lo script alla Roberto Saga, è impossibile. Ti doveva uscire per forza Kagome, secondo me, non c'è possibilità che usciva qualcos'altro. Anche perché sarebbe stato strano, Kagome serve per forza a livello... Ah, ora sono Kagome! Ok, però mi dai un attimo di libertà di pensiero. Maroon Kick, che è sta roba? Una porta che si apre e che si chiude da sola. Cioè, ok, un attimo, un attimo. Mi fai vedere skill. Ok, una barriera. Raga, che figo, dai. Se ogni personaggio ha tutte queste skill, che figo, cazzo. Che figo. Madonna, salto kick. No, ragazzi, il gioco è da esplorare per bene. È potente, è OP. No, la faccia di Inuyasha l'ho saltata! Vabbè, dopo la prendo dal video e ci faccio il meme. La recupero. La recupero, la recupero. Madonna Kick, fantastico. Fantastico, veramente bellissimo. Non ce l'ho le gemme, dai, 2,80. Dai, ma com'è 2,80? All'inizio non mi fai fare manco una free multi. Una summon normale. Ma che gioco di merda sei? Questo sembra... Oh, Maronna, un altro pull! Maronna, Kick! Me lo sento, Bankotsu! Per favore, Bankotsu! Ti prego, Maronna, Kick! Maronna, Kick! Scelgo di nuovo la stessa cosa. Ma tengo le pantofole all'incontrario, è per questo che non mi esce quello che voglio. Ho perso la pantofola. No, raga, che cazzo è sta roba? Ma io volevo un free pull! Che cazzo mi hai dato? Mi hai dato un'essenza! Voglio pullare, voglio pullare, ti prego, no, già iniziamo con i soldi, già sti cinesi vogliono i soldi, neanche 3 secondi, nel gioco già vogliono i soldi, sti pezzi di merda infami senza cuore, ma io non lo so, è una cosa incredibile, comunque ragazzi, gioco da provare, secondo me è da provare, se è simpaticissimo, peccato che la lingua sicuramente sarà la barriera logistica che ti porterà a non giocare a questo gioco. Però Maron Kick simpatico proprio come gioco. Beh, che dire. Recensione da 2 su 10, nel senso per come l'ho recensita io, perché l'ho recensita una merda, sempre con il mio modo di fare molto trashy trashy. Però ragazzi, che dire, gioco carino, mi sono dilungato molto di più di quello che pensavo di dilungarmi. Pensavo di giocarci giusto 2 secondi e di andare a cucinarmi qualcosa. Beh, spero che esca in versione inglese perché... Non lo so, sarà che ci ho giocato, l'ho guardato tanto in Inuyasha e soprattutto ho giocato il gioco della PlayStation 2 come un malato, giocando sempre solo Bankotsu, eh. Bankotsu e o Kikyo o Kagome. Quindi, perché si giocava a tag team di due. Quindi assolutissimamente Bankotsu lo devo avere, anche se un SR di merda lo devo avere. Quindi, gioco simpaticissimo, mi ha stupito, grafica... A ciuciù,
Vi consiglio, se volete, di provarlo. Logicamente è sempre un po' un trauma scaricarlo perché non c'è sullo store normale. Mi sono divertito questi 10 minuti, spero che vi abbia fatto divertire anche a voi in una maniera un po' bla bla, ma anche perché all'inizio era tutto nero, quindi non vedendo neanche me, non so quanto possa essere stato divertente questo video. Però per questo video è tutto, vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, vi ricordo che in descrizione vi lascio i gruppi di Capitan Tsubasa 0, Cavalieri dello Zodiaco, sia che giocate sul SEA, sul cinese, sul giapponese che sull'europeo, potete entrare tranquillamente, è un gruppo aperto a tutti, non è un gruppo sessuale, è un gruppo aperto a tutti, quindi potete tranquillamente entrare, il gruppo è in perenne crescita, cosa di cui sono contentissimo. Sembra che c'ho più barba di quello che c'ho, cioè non c'ho sto pezzo nero, io ce l'ho, ma non così. Cioè, la luce mi fa proprio boh. Vabbè, comunque, vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Perché a me è piaciuto, a me piace. Cioè, dopo ci giocherò sicuro. Fuck everything. Dopo cioè, finché non faccio una multisummon da qualche parte, ci devo giocare. Quindi, per questo video è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito. E ci becchiamo alla prossima.